Le sfide per tutelare la biodiversità e proteggere il territorio. La transizione ecologica passa da diverse scelte, dalla mobilità sostenibile fino alla tutela del patrimonio naturalistico delle aree protette. Tutti argomenti che sono stati al centro del convegno Preziose per Natura tenuto a Trapani nei giorni scorsi su iniziativa dei vertici nazionali e regionali di Legambiente e sono stati diversi i temi trattati nel corso della conferenza. Noi un anno fa abbiamo lanciato un progetto, l'abbiamo chiamato Preziose per Natura, per spingere come Legambiente affinché l'obiettivo che l'Unione Europea si è data con la sua strategia per la biodiversità, di avere entro il 2030 il 30% di mare e di terra tutelati, diventino una realtà. In Sicilia questo è possibile, siamo a circa il 20% del nostro mare, della nostra terra tutelate e quindi dobbiamo sfruttare tutte le opportunità che le normative ci danno per istituire altre aree protette. La nascita di parchi nazionali in Sicilia è una di queste opportunità. Tra questi il parco delle Egade e del litorale trapanese previsto da una legge di 14 anni fa, del 2007. Per arrivare all'obiettivo del 30% di mare e di terra tutelati, si punta dunque all'istituzione di nuovi parchi, a partire da quello delle Egadi e del litorale trapanese. La nostra campagna regionale Preziose per Natura, che ha l'obiettivo di aumentare dal 20% di territorio siciliane protette al 30% sia a terra che a mare entro il 2030, come chiede l'Europa al nostro paese, come chiede l'Europa quindi anche a tutte le regioni. Questa è una situazione che merita un'attenzione nazionale, non perché si debba istituire un parco nazionale che tarda da 14 anni. Questo è un territorio che può fare quello stesso percorso di svolta economica, oltre che di protezione, che ha riguardato anche altri territori a livello nazionale.